gratitudine. Vuoi dire per il nostro aiuto? Sì, perché l'abbiamo aiutato a spezzare l'incantesimo del mago cattivo che gli rendeva il bruco se mai sassio. Vediamo. Tutti si avvicinarono al misterioso oggetto. Ma che sia proprio quella lampada? Intendi quella? Sì, proprio quella lì. Della Dina? No, non può essere! Ragazzi, fermi tutti. Se questa è proprio la lampada di Aladino, c'è solo un modo per scoprirlo. Dobbiamo strofinarla e vedere cosa accadrà. Sì, proprio sì, così. Uno alla volta, gli abitanti del palazzo d'infanzia di Madrisio d'Arabia presero a strofinare la lampada, passandosela l'uno con l'altro con ordine. Prima i leprotti con la loro regina, poi le volpi con il loro capo sultano, infine gli orsi. Ma niente, non accadeva nulla, tutto restava tale e quale. Gli abitanti iniziarono a sentirsi sconsolati e a concludere che non poteva trattarsi della lampada di Aladino. All'improvviso, però, ebbero un'intuizione. Presero la lampada e la sistemarono nel salone del palazzo. Attesero in silenzio, nascosti dietro la porta. Già, solo l'odalisca del palazzo di Madrisio d'Arabia, Silvia, sarebbe riuscita a strofinare la lampada magica e a capire se fosse proprio quella di Aladino. Così, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Odalisca Silvia iniziò a spolverare con il panno magico tutte le stanze del palazzo e non appena vide quell'oggetto misterioso, sobbalzò ed esclamò: «Oh, la lampada meravigliosa!» La strofinò con il suo panno magico e appena la sfiorò, gli abitanti si meravigliarono ed esultarono. È davvero una lampada meravigliosa. È la lampada di Aladino. Il genio, con aria sorpresa, disse: mi aspettavo di trovare Aladino, invece mi trovo davanti a tanti bambini. Fece un bel respiro, prese un po' di coraggio e pronunciò loro la formula consueta. Qual è il vostro desiderio? Il vostro desiderio è un ordine per me. E fu così che nel palazzo d'infanzia di Madrisio d'Arabia scoppiò un'accesa lite. Chi voleva una cosa, chi un'altra. Un vero pandemonio. Io voglio un trattore con la cabina e il carretto, genio. Gridò qualcuno più forte degli altri e, come per magia, apparve un John Deere con cabina e annesso carro trasportatore. Io voglio la bamba di Frozen 2, Elsa cantante con suoni e luci multicolori. Come per magia apparve una bambola Frozen 2 che cantava, ballava ed emetteva luci strabilianti. Ora gli abitanti si sentivano felici, avevano ricevuto i giocattoli che tutti desideravano e non vedevano l'ora di provarli.